Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video da Papa Maullo. Oggi siamo tornati nel secondo episodio dell'avventura dei gamberetti che conquisteranno il campionato inglese grazie al miracolo, signori miei, e al supporto dei nostri hashtag alleluia, mi raccomando, e dei vostri like. Allora, signori miei, noi abbiamo, ecco, guardate, mi hanno anche intervistato domenica scorsa e hanno detto che ci sarà un futuro brillante col Papa alla guida. Secondo me sarà un ottimo futuro se il Papa ci guida tutti quanti verso il nuovo successo di questa squadra. Allora, scusate un attimino, mi sto un attimo sistemando il cravattino che, sapete, ho un po' di fastidio. Ok, siamo pronti, signori miei, andiamo a sistemare anche gli allenamenti che l'altra volta ci siamo dimenticati a fare. Chi può essere allenato in questa squadra? Ma questo Howard sembrerebbe uno che vuole crescere. Mettiamolo sotto a vedere se riesce a crescere. Poi vediamo come ali. Il Jabstam dei poveri. Non mi sembra un buon elemento da far crescere. Questo Sullivan però sì. Facciamo crescere Sullivan in... no. Allenati in qualcos'altro. Ecco, finalizzazione 36, sei osceno. Anche un altro esterno però mi sembrava. Otas. Allenati in qualcosa di significativo. Ecco, allenati lì. Bravo, bravo, allenati così. Smettila di ridere e pensa ad allenarti. A centrocampo c'è qualcuno che può migliorare? No. Bene. Di età l'unico accettabile è questo Brewitt. Amico mio, mascella d'oro, allenati anche tu. Intercettazione e lettura difensiva, bravo. Ultimo allenamento io lo metterei a un portiere. Che fanno schifo entrambi. Uno c'ha 37 anni, Rocher, sei pronto per l'ospizio, amico mio. E Halsted, alleniamo Halsted. Vediamo se riusciamo a trovare un portiere un poco meglio. Oh, vi siete allenati tutti in maniera brutta. Bene così, bene così. Mi fa piacere questa cosa. Allora, ragazzi, ecco, nel frattempo a destra potete vedere alcune immagini delle interviste che mi hanno fatto. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Andiamo subito pronti alla prima partita della nostra carriera come allenatori, signori miei. Sono felice che abbia deciso, non so chi tu sia, non so perché sei felice, ma condivido la tua gioia. Pace bene voi. Sono felice che abbia deciso di cedermi. Siamo d'accordo. Rocher, a nome della tua squadra do il benvenuto. Entusiasta per il futuro. Rocher, il tuo futuro lo vedo in un ospizio, però va bene. No, no, ho sbagliato, scusate, non dobbiamo giocare la partita. Abbiamo detto che le simuleremo tutte. Siamo pronti all'esordio dei nostri gamberetti in questa coppa. 3, 2, 1. Risultato finale. Abbiamo perso 2-0, ottimo, ottimo inizio, signori miei, iniziamo veramente bene. Abbiamo perso contro il Raneim, non so, chi siano, però va bene, abbiamo perso 2-0, mi aspettavo peggio, abbiamo perso 2-0, bene, bene. Sconfitta al debutto del Pavamolo, mi sa che ci esonereranno prima di arrivare in Premier. Vediamo il Lodz. Il Lod, seconda partita di coppa, signori miei, seconda partita di coppa, 3-2-1, altra sconfitta per 2-0, abbiamo anche sbagliato un rigore, l'abbiamo sbagliato un rigore con Ellison, può essere, sì, bravo Ellison, il pelatone già fa danni, si conquista il posto da titolare. Ultima partita, siamo a 0 punti, bene, siamo già fuori dal torneo estivo, ottimo, ottima partenza, signori miei. I miei giocatori si sono allenati meglio, a parte Halsted che non si sa perché non abbia proprio voglia di allenarsi, però bravo Halsted, noi siamo fiduciosi in te. Il Chelsea che ha comprato Martinez, bravo il Chelsea che c'ha i soldi per comprare Martinez. Andiamo all'ultima partita di questa coppa, vediamo se riusciamo a tirar fuori un risultato interessante contro l'ultima in classifica. Vinciamo 2-1, attenzione, non è proprio malaccia come situazione. Siamo riusciti quantomeno a non chiudere per ultimi.
Nel girone siamo usciti in maniera brutta, ma almeno non siamo usciti ultimi nel girone. Premio torneo ci hanno dato 300.000, non è male. La tua prestazione CT nazionale non ci interessa, il nostro obiettivo sono i gamberetti, signori miei. Dovremmo aver preso qualche altro soldo in più, 931, che secondo me potremmo anche vedere di andare a prendere un altro osservatore. Vediamo se riusciamo ad andare a prendere un altro osservatore. No, sono ancora troppo costosi e io tutto il budget lì non lo posso buttare. Altra cosa da andare a vedere, vediamo se c'è qualche giocatore svincolato interessante. Hashtag alleluia tutti assieme, ragazzuoli, incrociamo le dita per cercare qualche svincolato interessante. Allora, vediamo un attimino. Bagayoko, esterno destro, in cerca di una nuova squadra. Non sembreresti brutto, chiediamo di farti seguire. Beglierano, no, troppo vecchio. Berzak Balog, mamma mia che sei brutto Balog. Brat, qualcuno giovane che... Blazic, tu non mi interessi. Boral, Castro, Ciada, qualche giovane promettente, non ci sta. Corzo, il nome già... Coulibaly, questo è il Coulibaly dei poveri, esterno sinistro. Non mi convince. Delev non è male, signori miei, chiediamo di seguire il bulgaro. Bulgaria dovrebbe essere quella bandiera, bulgaro. Baedelev, esterno destro, 29 anni, non è brutto. Erasmus, anche Erasmus, non mi sembra questo bruttezza. Erasmus, vieni in Inghilterra a farti un Erasmus, Erasmus. E Firgeston, questo ha un nome impronunciabile, lasciamo perdere. Furman, centrocampista, non è balaccio nemmeno Furman. Questo non è impronunciabile, questo portiere di 30 anni, ma facciamolo seguire, magari è più forte di uno dei nostri. Vediamo se ce n'è qualche altro che mi ispira. Lanti, questo già mi sa di uno che si lamenta, lasciamo perdere. Iliev, Jansson, Kurana, no. Gars, no, non possiamo fare la colonia. De Lewis, questo è giovane, australiano, non sembra male, è un ciccio c. Naja Mitrov, no. Voi se vedete qualcuno di interessante negli svincolati, ragazzi, scrivetemelo nei commenti, che lo farò seguire molto volentieri. Raj, questo non sembra nemmeno tanto male, 31 anni. Sangu, single, sono finiti, no. Tang Long, questo mi fa ridere. Takkar, questo è quello che c'ha Falco che fa, sta devastando. È devastante. Torres, tu hai un nome molto famoso, ma non sei altrettanto. Tonev, questo è una bestia. Questo lo compriamo subito. Aggiunge la lista dei preferiti. Questo lo voglio subito. Questa è una bestia, signori miei. Esterno destro e sinistro. Questo lo voglio. Scontatta per acquisto subito. Secondo episodio così col botto. Questo lo voglio. Papa Maullo. È qui pronto. Salve. Benvenuti. Siamo tutti benvenuti. Vuole essere cruciale, zio. Neanche sei arrivato e già pretendi. Facciamo importante, dai. Importante, non ci siamo, va bene, va bene, va bene, sarai cruciale. Stiamo facendo dei progressi, mi fa piacere. Quanti anni hai? 29, facciamo 4 anni di contratto, così vieni a svecchiare. 2 anni no, 2 anni no, controfferta. La prima trattativa di Papa Maullo, signori miei, 3 anni di contratto. Tonev, bravo, proponi, ignora clausola, ignoriamo clausola, quanto vuole? 4.000. Più tutte quelle cose, no, no, controfferta. Rimuoviamo i bonus e avanziamo l'offerta. Va bene così? 4 e 7, va bene, facciamo così. Aggiudicato. Abbiamo comprato il nostro primo giocatore, signori miei, un esterno che forse non ci serviva a niente.
Però l'abbiamo comprato. Mi è sembrato simpatico. Gabriel Valverde. Il primo acquisto di Papa Maullo, si può intitolare questa prima. André De Jong. Questo ha un nome famoso, ma non è il De Jong che ci interessa. Va bene, non ci sono altri giocatori svincolati. Va bene così. Andiamo a vedere chi abbiamo comprato, signori. Andiamo a vedere un attimino chi abbiamo comprato. Abbiamo comprato un tale Tonev esterno sinistro 67. Non mi sembra un brutto acquisto, considerando che i nostri esterni sinistri erano Aulas 56 e il Pelatone 58. Quindi il Pelatone si può andare a fare un giro. Possiamo vendere tranquillamente il Pelatone e cercare di fare soldini. Abbiamo ingaggiato un fuoriclasse e non lo sapevamo. Bella così. Dov'è il pelatone? Pelatone mio, vieni qui. Vieni da papà pelatone. Ellison, 58. Ritiro a termine della stagione. Aggiungi a lista trasferimenti. Sul mercato. Buono. Ottimo. Forse riusciamo anche a venderlo. Aspettate, vediamo se riesco a rinnovare il contratto. A questi qua qui sta scadendo il contratto. Così no. Dov'è il pelatone? Non lo so, non ci ho capito niente, ragazzi. Va bene. Andiamo un poco avanti, vediamo se arrivano i resoconti dei nostri osservatori. E il pelatone si è un po', arrabbiato del fatto che l'abbiamo messo sul mercato, ma la vita va così, i giocatori vengono via e tornano. Si sa, il calcio è così, è movimentato, bisogna stare a passo con i tempi, non si può stare troppo così a cincischiare. Andiamo un attimino avanti ancora, signori miei, vediamo se arrivano i resoconti dei nostri osservatori. La squadra Atletico Madrid ha comprato Iago Aspas, complimenti. Offerta per il trasferimento per Wilding. Wilding. Wilding? Ma Wilding non era sul mercato. Wilding non è sul mercato, mi dispiace, dobbiamo rifiutare l'offerta. Wilding non è sul mercato, signori miei. Resoconto finale su Raji. Raji è un 63. Lewis è un 61. Gnobrò un 69. Bakayoko un 65. Delev un 66. Erasmus un 69. E Forma un 60. Raga, abbiamo rifatto la squadra senza neanche pensarci troppo. Senza neanche pensarci troppo, signori miei, abbiamo i nostri tasselli per puntellare la squadra. Sono abbastanza vecchiotti, ma secondo me sono gli uomini giusti per farci rimanere un anno dove siamo e non rischiare la retrocessione, ma anzi puntare in alto. Detto questo, signori, io mi fermo qui per questo video. Nel prossimo capiremo giusto chi prendere e chi vendere per creare una squadra di gamberetti pronta a conquistare il mondo. E niente, detto questo ragazzuoli, hashtag alleluia per tutti voi, pace e bene, e hashtag like per questo video, mi raccomando, seguite e datemi dei suggerimenti se avete da darmeni. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video. Belle raga, ciao!